Ciao! Benvenuti alla finale del torneo dell'Atleta League, la finalissima tra Ez Polletto e insomma, ragazzi, oggi i nomi me li ricorderò, giuro. Esatto. Quindi ora se lo scegli solo per il salto, non lo so. Comunque stanno... Con Corvo e Maxine è difficile, perché non sono difficili da buttare giù. Perché secondo Corvo me adesso ti cambiano. Secondo me adesso cambiano la comp. Ok, andiamo. Rafa esagoni, easy. Gem. Easy. Bella questa mappa, ragazzi. Molto, molto interessante questa mappa. L'8-bit dei... Sì. Sta giocando bene i gadget, ma... Va a prendere la tanto. Nona. Attenzione, no. Perché si trova in due. Bel teletrasporto. Anche l'altro, però me l'ha ucciso, prende le gemme. Prende la gemme? Sì. Ne ha prese 12, poteva tenersi benissimo. L'8-bit a 6. E ragazzi, attenzione perché c'è il cane che può prendere le gemme. Attenzione! Allora, questo Rico sta workando. Ci sono un sacco di gemme, ma non le prende nessuno. Infatti, qua possiamo vedere un pareggio. 17, ok, respawnano ancora le altre gemme. Teoricamente dovrebbero respawnare, teoricamente. Sì. Perché una è quella qua. Però la devono prendere. Devono prenderla, se la prendono... Ok. Siamo partiti con la prima partita del terzo game. Quindi andiamo a vedere, ragazzi, cosa... Ok, ce l'ho fatta. Ho premuto tutto quello che c'era sullo schermo, ma ce l'ho fatta. Dominio! Bella questa mappa di Dominio. Che ci hanno giocato a Dominio. Tanta roba. Questa mappa non è facile. Adesso non è più una mappa, hanno praticamente distrutta. Ma è così che deve andare così, in questa mappa. Esatto. Per forza, cioè qua, perché... qua praticamente stravinta questa partita. Questa sì, quasi full. Non hanno fatto percentuale i polletti. Esatto. Incredibile. Hanno dominato. Però non demordono. No, ma adesso penso stiamo facendo. No, sì. Cioè per ribaltare un 96%, cioè non ti dico che devi giocare quasi in maniera perfetta e devono andare a segno tutte. Ma loro hanno il saltino poi in quello. Ciao. Però si vede che questi in Roma hanno preso le misure e poi si sono lasciati andare, hanno detto facciamo noi largo. Però vedi, alla fine soffrono un po', Sì. Ma guarda anche quella strategia di Colt. Entra, esce. Sì, ecco, entra. Sì. Lei c'è proprio per fare quel percentuale. Cattivissima, l'Ambra ha saltato, cattivissima, si è fatta una doppia, vai con la tripla. Oh. Perfetto. Footbrawl, campetto, qua. Bella. Allora, questa mappa c'è da 100 anni, sì, diciamo che la sanno giocare pure i muri. E la scelgono più... due comp completamente diverse. Qui 11 baci. Secondi, oddio no. Non succede, ma se succede. E l'8-bit forse tra 10 minuti è arrivato. Oh, attenzione! Oh! Successo! No, vabbè, raga, qua top giocata della vita, cioè qua io ti do te ti do pure il mio, te, via. Cioè guardali, no, vabbè, non ci sto credendo, giuro. Ecco. No, vanno a vincere! Ma non è vero! No, vabbè. Ma non è vero! Ma cosa hanno fatto? Tenete, dacci pure il tuo, dai. E quindi, ragazzi, siamo effettivamente... Siamo in assedio, non siamo neanche ricercati, noi posto. Abbiamo parlato di ricercati solo perfetto. Per destabilizzarvi, ragazzi. E assedio ancora peggio. Ragazzi, assedio è tutta di strategia didattica e di coesione del team. Sì, no, qua non. Comunque vediamo Gin Max Barley e Gin Max Barley. Sì. Ah no, Gin Ambra Barley. Pareggio. Primo brawler pareggio. Allora, il primo bot pareggiarlo è la cosa più brutta che può succedere. Perché sì. Al secondo se lo fai, ok, devi far danno un sacco, sì. Però se non lo fai... Con un robot di livello 16. Mamma mia, difendilo. Cosa gli metti? Mamma mia. Facciamo i complimenti comunque esatto. Ai Polletti, perché comunque hanno disputato una finale incredibile, ci hanno dato uno spettacolo. Sono arrivati fino alla fine, l'ultima modalità, quindi è stata una finale combattutissima. E complimenti ai vincitori. Allora, sì. Un pollo imbucato. Un pollo imbucato e tra l'altro io mi voglio dare questa cosa che già comunque l'hanno meritata al 1000 per 1000, perché non è che dici è stata combattuto per un episodio. No, perché può arrivare sul 2-2 e te la giochi. Però qua in tre modalità abbiamo visto un dominio italiano. Sì, grazie. Ciao ragazzi. Ciao. Grazie per averci seguito. Se ti è piaciuto quello che hai visto, lascia un commento o un mi piace e iscriviti al nostro canale YouTube. Non dimenticare di seguirci anche sui nostri social, Facebook, Instagram e Twitch. I link li trovi nella descrizione qui sotto. Ciao.